80 anni per un'impresa titanica, il Giro d'Italia a piedi di Antonio Bellier. Partito da Ventimiglia il 9 giugno, punta spedito a Trieste dopo 137 tappe e 4.600 chilometri da percorrere. La 39esima tappa si è snodata da Casal di Principe a Saviano. Poco più di 7 ore per percorrere i 40 chilometri della tappa Casal di Principe-Saviano. La 39esima di 137 complessive occorrenti per compiere il Giro d'Italia a piedi. In 137 giorni, appunto, e a 80 anni. Eccola la nuova impegnativa titanica impresa di Alessandro Belliere, ex alpino paracadutista che a ottobre compirà ben 81 anni. È partito il 9 giugno da Ventimiglia e dopo 137 tappe, toccando tutti i luoghi ed i porti d'Italia, raggiungerà Trieste il 24 ottobre, giorno appunto dell'81esimo compleanno, dopo aver camminato per circa 4.600 chilometri. Oggi ha percorso la tappa a Casal di Principe Saviano, attraversando i centri di Aversa, Caivano, Acerra e Marigliano, fino a raggiungere poi Saviano. Negli ultimi chilometri è stato affiancato dagli atleti dell'associazione Running Saviano con il presidente Franco e l'assessore allo sport del comune di Saviano Ferrara, che lo hanno scortato fino al taglio del nastro tricolore al municipio della Città del Carnevale. Ad accoglierlo una folla festante con il sindaco Sommese, il vice sindaco Iovino, il presidente del consiglio Felice Ambrosino e altri amministratori. Com'è l'Italia fatta a piedi? È bellissima. È una cosa stupenda, 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 stupenda. E che io giro il mondo, l'ho girato tutto, 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 specialmente come subacqueo, quella, ma i posti che abbiamo noi, gli altri se le sogno. I ringraziamenti del sindaco per aver scelto Saviano come tappa intermedia. Beh, dovremmo chiedergli come mai gli è piaciuto il nostro territorio. Bene o male lo conosco, poi ho guardato su internet e c'è qualcosa, ecco. E quindi siamo contenti, facciamo un applauso per aver scelto Saviano. Quando avevo scelto questa cittadina, credevo che ci fosse un sindaco femmina, mamma mia, invece... Però se lo dicevi ci travestiva. L'anno prossimo, la prossima ovviamente. No, basta, io l'anno scorso e quest'anno la RAI e il resto del Calino mi hanno convinto a fare quest'altra sfida. Prossimo anno faccio il giro con la mia Spider Alfa Brera. Possibilmente... Volevo sapere qual è lo spirito che ha animato questa iniziativa e qual è il messaggio che vogliamo dare ai giovani allora, che ti hanno accompagnato. Mica solo ai giovani, agli uomini. Allora, l'uomo quando va in pensione in linea di massima crolla. O va al bar, gioca tutto il giorno con un miso caffè, oppure crolla. Le donne invece, poverette, devono fare da mangiare al marito, lavare la biancheria, il nipote e se la passano meglio. Io voglio dimostrare che a una certa età, io ne ho di anni, fare sport anche 3 km tutti i giorni è bellissimo. Poi voi che avete questi posti qua, sarebbe proprio un peccato stare al caffè. Magari quelli del bar mi odiano, ma però è uguale. Domattina all'alba la partenza per la 40esima tappa, Saviano, Nocera Superiore, poi Battipaglia, Acropoli, il Cilento, la Calabria, fino a Partinico in Sicilia, quindi la risalita per il versante della costa est, fino a Trieste, il prossimo 24 ottobre.